Les sanglants des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. E inutile, Verlaine è sempre Verlaine, poeta maledetto, maledetto, maledetta te, vuoi andare a lavorare da un'altra parte? Eppure voi tutti qua a lucidare, andate a lucidare a Pop, andate! A proposito, Leonora, anche tu, insomma, un po' di decenza, lo vedi che ti guardano tutti? Ma che vuoi, sei mio fratello? No, sei solo mio cugino, e per di più di terzo grado. E allora come cugino di terzo grado ti ordino di non dare sempre spettacolo. Ma sei anche mio ospite e non puoi ordinare nulla sulla mia barca. Io mi trovo qua solo perché su questa barca trovo la giusta ispirazione per terminare il mio romanzo, I bulli dei trulli, una storia di gioventù bruciata ambientata a Alberobello. Un altro romanzo? Ma allora è una fissazione. Ma tu non sei uno scrittore, sei un geometra. E beh, che c'è di male a essere geometra? Dico, Hemingway, Ernest Hemingway, faceva il lavapiatti, lo sguattero, Marcel Proust era ragioniere e un bel giorno ha scritto La ricerca del tempo perduto. Il tempo perduto è quello che io passo con te. Sei spietata, Leonora. Comunque sappi che in qualunque momento io posso andare in un albergo. Ah, sì? Vacci subito, se hai soldi per pagare il conto. Era solo un'ipotesi. Io negli alberghi non so com'è, ma non trovo l'ispirazione. E poi perché dobbiamo litigare sempre? Andiamo. Io parlo così perché sono geloso. Io ti voglio bene. Più che altro io con te voglio stabilire un contatto. E leva le mani. Senti, ho fatto un bel programma per stasera. Noi ce ne andiamo in un bel posticino appartato, iete da soli, luci basse, musica romantica, champagne e balliamo. Balliamo teneramente allacciati. Ma non dire stronzate, io questa sera ho già un mio programma. Benissimo, dove andiamo? Vado da sola. Da sola? Come da sola? Ma tu non puoi andare da sola. Tu hai bisogno di una figura maschile appresso, di un uomo vero che ti difenda. Ho detto sola. A meno che... A meno che? A meno che tu non ti butti subito in acqua. Come in acqua? Non vedo la ragione, scusa. Ah, capisco, capisco. È un escamotage per vedermi spogliato. E va bene, hai vinto, buongustaia. No. Vestito.